Reduce dal roboante 6-0 ottenuto giovedì scorso a Muravera, il Rieti chiude il 2016 al Maglio Scopigno con una inopinata sconfitta ad opera di un latte dolce, sceso in campo con il piglio giusto e senza timori reverenziali, che alla fine si rivelerà molto amaro per gli amarantocelesti, comunque ancora primi visti i contemporanei mezzi passi falsi di Arzachena e L'Aquila. La gara vede subito gli ospiti in avanti provare al quarto con un colpo di testa centrale di Scognamillo, parato senza problemi da Cucic. Il Rieti fatica a imporre il proprio gioco, pressato molto alto dagli ospiti, schieratesi con 3 punti, e ci prova al settimo con Luciani, servito da Diemé, ma la sua semirovesciata viene parata dal sedicenne Pittalis. Ancora Luciani sembra concludere a colpo sicuro 1 minuto dopo, ma il suo piatto destro è troppo debole e centrale. Al quindicesimo sembra la volta buona. Il colpo di testa di Scotto sugli sviluppi di un corner fa gridare al gol, ma il pallone si stampa sul palo. Al 29esimo è ancora Scotto, servito da Tiraferri, a provare con un diagonale, ma la debole conclusione si spegne tra le braccia del portiere. Ancora il bomber Sardo in evidenza al 35esimo, ma il suo tiro dal limite è alto. Il tempo si chiude con un altro tentativo al 41esimo da parte di Tiraferri, che prova 2 volte di fila senza trovare la conclusione vincente. Con le immagini di Alessandro Montagnera andiamo alla ripresa, che vede il Rieti provare più volte a sfondare il muro difensivo ospite, ma gli attaccanti sembrano essere in giornata no. Al sesto ancora Scotto conclude debolmente, poi all'11esimo Marchegiani, subentrato a Diemé, gira fuori una conclusione di destro. Sul rovesciamento di fronte, primo brivido che prelude al gol vincente di Palmas. Bassini perde pericolosamente palla a vantaggio della punta ospite che tira fuori di poco. Il patatrac arriva però al 23esimo. Tiraferri perde un contrasto dubbio contro Palmas. Tutti attendono il fisco dell'arbitro che lascia giocare e l'attaccante si ritrova solo davanti a Cucic che non può evitare la rete degli ospiti. Il Rieti accusa il colpo a livello psicologico. Gli ospiti rafforzano la linea difensiva con 5 uomini e nell'ultimo quarto d'ora i ragazzi di Paris le provano tutte per pervenire almeno al pareggio. L'occasione più ghiotta capita a Marchegiani al 35esimo. Ma la sua conclusione a colpo sicuro si stampa sulla traversa. Ennesimo segnale che la giornata non è delle più propizie. A complicare le cose ci si mette anche l'arbitro che lascia impuniti 2 falli piuttosto netti in area sassarese. Al 38esimo è Scotto a finire a terra prima della conclusione vincente, poi al 43esimo sugli sviluppi di una punizione di De Martis respinta dal portiere, altro contatto, stavolta ancora più netto, ma si continua a giocare. Al 48esimo ci prova per l'ultima volta De Martis su punizione dei 20 metri, ma sulla respinta del portiere arriva il triplice fischio di chiusura tra il tripudio della matricola sarda e la delusione mista a proteste dei padroni di casa decisamente non in giornata. Oggi è stata una partita pazzesca. Cioè, la squadra ha fatto la partita, ha creato occasioni il primo tempo, il secondo, palo, traversa. Due rigori nettissimi, i rigori sono occasioni da gol. Se io sto per spingere la palla dentro e tu mi tiri il braccio via e non viene dato, cioè, non so. Quindi io ragazzi non ho nulla da dire, cioè, alla fine non raccogliamo nulla, però oggi la squadra non posso dire che non ha fatto la partita, l'ha fatta dal primo fino alla fine. Purtroppo, oltre alla sfortuna che c'è stata in modo clamoroso, se ci è messo anche dell'altro, la classica giornata storta sotto ogni punto di vista. Peccato che alla fine ci poteva stare il pareggio, almeno il pareggio, ma uscire con 0 punti è clamoroso. Una premessa, è stata una partita bellissima dal nostro punto di vista, ma credo anche da parte degli spettatori, perché è stata una partita con un'intensità incredibile, tiratissima, con capovolgimenti di fronte da una parte all'altra, occasioni. Quindi credo che sia stata una partita bellissima. Dal nostro punto di vista è vero, non siamo venuti a fare le barricate, almeno inizialmente l'idea era quella di giocarci a viso aperto, tant'è che abbiamo schierato 4 punte. Fin dal minuto iniziale, proprio per cercare di allargare le maglie della loro difesa e poter comunque giocare la partita, insomma, a viso aperto. Poi sugli episodi capisco, insomma, il Rieti che abbia da recriminare, perché comunque una traversa
nei minuti finali, loro recriminano su dei rigori, però francamente questo non lo so se c'erano o meno, e come non so se c'era quel contatto in occasione del nostro gol quando Palmas è andato via. Questo insomma bisognerebbe vedere le immagini, lì dal campo non ti rendi conto. Credo che insomma il risultato più giusto, insomma, non è uno scandalo dire che insomma, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. A me ha impressionato tantissimo il Rieti, perché finora la squadra più forte che abbiamo affrontato, la squadra che ci ha messo più in difficoltà, con più qualità. Io sono contento perché insomma abbiamo fatto 3 punti e per noi sono vitali, abbiamo avuto tanta sfortuna in tante altre occasioni e oggi siamo stati un pochino più fortunati, perché francamente insomma ci stava il pareggio, però ci riprendiamo, ci dispiace per il Rieti che poi insomma ci lega un po' anche per il fatto insomma, che ci sono tanti giocatori sassaresi che giocano nel Rieti, quindi un po' insomma noi tifiamo Rieti, ci mancherebbe altro. Oggi abbiamo portato via qualcosa in più, però il calcio è anche questo.